Grazie, innanzitutto veramente complimenti a Piero e agli altri, dico Piero per tutti, insomma, che ha fatto questo lavoro splendido, perché non è solo l'appuntamento di oggi che è di grande livello, ma insomma tutto il percorso che noi come Transform, e poi Transform è il nodo italiano del Centro Studi del Partito della Sinistra Europea, abbiamo cercato di aiutare con le nostre capacità tecnologiche, un pochino anche politiche, insomma, no? Colgo l'occasione anche per dirti, Piero, che siccome noi ogni anno proviamo a fare dei progetti in sede anche europea, no? Li proponiamo agli altri che fanno parte di Transform Europa, quest'anno un progetto che abbiamo presentato precisamente sull'ecologismo radicale, con l'idea di fare sia una ricerca teorica, penso anche alle nuove cose che stanno succedendo, insomma. La Monthly Review, che dedica un paio di numeri della rivista, Monthly Review, una delle più famose riviste economiche marxiste degli Stati Uniti, esce da una cinquantina d'anni, è una rivista preferita di Lucio Magri, dedicata al marxismo, alla decrescita. Poi c'è questo libro di questo giapponese, Saito, Marx e la decrescita, che sta andando molto forte, e dunque questo, ma anche la raccolta, diciamo, di movimenti che si muovono nell'idea che l'ambientalismo non sia compatibile con il capitalismo, ma non solo. Peraltro noi come Transform abbiamo prodotto un appello qualche mese fa, più di un anno fa, che si chiamava proprio Rosso Verde non è un ornamento. Non mi ricordo però se te l'avevamo mandato a firmare. Insomma, ho firmato da un po' di gente. Ecco, questo forse è il problema che abbiamo. Il livello di questo incontro è molto alto, ma siamo un po' noi, con un patrimonio un po' storico, che cerchiamo anche di innovare. Insomma, abbiamo innanzitutto questo problema di tenerci in vita, nel senso di poter tramandare questo. L'altra cosa è che dico subito che parlo anche come Left, perché io sono un collaboratore di Left, non c'è Simona Maggiorelli. Left è una rivista mensile, adesso purtroppo, preferivo settimanale, però c'è un sito sempre aggiornato. Adesso è sul sito il pezzo di Scandurra, di Enzo, che presentava il suo convegno. Piero ci scrive spesso, diciamo, una lista che fa battaglia delle idee, come si diceva un te, insomma, per avere idee alternative a quelle dominanti. Io di mio, come mi hai presentato, sono stato un parlamentare europeo, ma diciamo la gavetta l'ho fatta da responsabile nazionale ambiente del PDUP addirittura, ma poi del PC, dove insomma, ho imparato la differenza tra guidare un motorino e guidare un tir. Io ho fatto responsabile al PC durante la discussione sul nucleare. Una delle prime cose che ho fatto appena entrato a Bottega Oscura è fare un articolo su un manifesto insieme a Raffaello Misiti, che era un dirigente della sezione ambiente, contro il nucleare e per la partecipazione all'amministrazione degli ambiente contro il nucleare. Ma ho avuto l'angoscia per una notte che mi licenziassero, poi invece si è aperto un dibattito anche importante, perché quello era un partito serio che discuteva. E dunque poi sono arrivato alla Commissione Ambiente e a fare il vicepresidente della Commissione Speciale Clima del Parlamento Europeo, con questo retroterra. L'ho fatto anche a Rifondazione Comunista, la Rifondazione aveva fatto un dipartimento che teneva insieme l'ambiente e il lavoro, proprio per dare l'idea che le due cose dovessero stare insieme. Siccome l'ho fatto legislatore nei limiti in cui si può fare in Europa, perché come sapete il Parlamento europeo non legifera, ma co-legifera se va bene, ma ho partecipato alla stagione in cui in qualche modo le cose climatiche erano serie, tant'è vero che si è fatto quello che si chiama il pacchetto clima, che è una delle cose più avanzate fatte dal Parlamento europeo, eccetera, eccetera. L'ho fatto come vicepresidente della Commissione speciale, come shadow, relatore ombra di questi provvedimenti erano sei, quindi conosco sia i pregi, alcuni, per esempio quello che l'inceneritore di Roma non sarebbe né in cielo né in terra rispetto all'economia vero, all'economia circolare che adesso va di moda a livello europeo, anche normata, codificata, per cui fare un impianto che emette CO2 non sta nei parametri sostanzialmente né della politica dei rifiuti né tantomeno quella climatica o di economia circolare. Conosco anche i difetti e le ipocrisie, insomma, no? Perché, infatti, farò un intervento un po' più politico, l'ho detto a Piero. Perché, insomma, francamente non la posso più.
cioè dallo sviluppo sostenibile dell'Abruzzo in 40 anni, poi sono passate attraverso tutte. Cioè, a un certo punto quello che si chiama piano decennale dell'Europa, quello 2020, era tutto fatto sulla conversione dell'economia tradizionale in economia verde, che calavano pure al centimetro, al numero di cose, cioè tutte un po' chiacchiere, molta fuffa. Tant'è vero che un pezzo del pacchetto clima è stato smontato, che abbiamo cose incredibili come mettere il metano e il nucleare nella tassonomia verde, come sapete, abbiamo fatto anche una battaglia contro questa cosa qui, e poi soprattutto se entri in guerra come sei entrato, abbiamo visto gli effetti, bella la relazione. Segnalo che qualcosa c'era anche ai tempi della guerra in Jugoslavia, che forse potrebbe essere recuperato, messo insieme, insomma, anche per capire da una guerra all'altra come si moltiplicano gli effetti, insomma. Insomma, quando vedo la propaganda anche del Parlamento, mi dispiace ancora di più, del Parlamento che dice noi contro Putin facciamo l'economia verde, mi viene un po'. Cioè, poi stare sulla guerra in questa maniera e non accorgerti che nel frattempo prendi le schifezze del fossile che arrivano dagli Stati Uniti, che arrivano dall'Algeria, magari lo stesso che passa dall'AI, che arriva comunque a quello che stiamo vivendo. Però siccome il tema è alto, come l'ha messo nel titolo, io vorrei provare a non essere alto perché non sono capace, però a dire dobbiamo cimentarsi con una questione di fondo, insomma, no? Cioè noi siamo a un punto di rottura di una storia, e io dico che di questa storia ha una responsabilità grande l'Europa sin dalla sua fondazione. Cioè quel percorso che ha portato adesso alla globalizzazione, vede quello che a un certo punto si chiama Europa, che prima non era neanche geograficamente così chiaro cosa fosse l'Europa o no, insomma, essere uno dei punti fondamentali della costruzione dell'antropocene, per dirlo in termini, con tutte le conseguenze. Prendo un aspetto solo, la deforestazione, no? Ieri quando abbiamo parlato al telefono mi ha ricordato che pure gli assiri babilonesi hanno fatto, sì, certamente, però io ricordo i dati della deforestazione fatti dall'impero romano sono una cosa gigantesca, insomma, no? Cioè il primo continente che cambia radicalmente aspetto è proprio l'Europa, e non dovete pensare poi ai processi di riforestazione che ci sono stati, ci sono tuttora, perché sono processi che non producono per nulla l'effetto che ha l'Amazzonia, che è rimasta come era allora, perché la capacità di cattura di CO2 delle attuali foreste europee è infinitamente più bassa di quella che c'era quando non c'era stata la deforestazione, ma non ha colmato per nulla le conseguenze del processo di deforestazione, perché sono foreste pietre, eccetera, eccetera. Poi l'Europa, ne discuto molto in questo periodo, perché si dice sempre, ma l'Europa sta in guerra perché sta presso agli Stati Uniti. Io non sono convinto di questo. Io penso che storicamente questo modello europeo abbia avuto caratteristiche, come si può dire, coloniali, imperiali, di estensione di un'impronta ecologica particolarmente aggressiva, proprio. Insomma, ci sono vari continenti che sono segnati da quello che è stata l'Europa, prima l'Europa stessa, ma l'Africa, come fai a capire l'Africa se non capisci? L'Africa, la geografia dell'Africa è una geografia disegnata sulle colonie, cioè non è la geografia dell'Africa come avrebbe dovuto essere se seguiva la propria storia personale. O a proposito di spostamenti giganteschi di persone, ci sono 80 milioni di persone in giro per il mondo che potrebbero avere il passaporto italiano in base alle regole, ma abbiamo spostato non solo dall'Europa agli altri paesi, ma abbiamo spostato milioni di africani per star dentro quella globalizzazione di cui adesso ci occupiamo perché è diventata pienamente connessa al capitalismo attuale, ma insomma è stata una caratteristica della censo. Ma le Americhe? Io, quando dico sì, gli Stati Uniti penso che siano un paese che ha una forte propensione imperiale, però sono frutto di una storica, diciamo, colonizzazione che ci ha visto protagonisti. Allora, quando sento Ursula von der Leyen, veramente mi fa impazzire, no? Che adesso l'altro anno è riuscita a fare il discorso sullo stato dell'Europa, citando come esempio della lotta al fascismo la regina Elisabetta e dimenticandosi di Gorbaciov, che era morto una settimana prima. Ora poi i giudizi su Gorbaciov possono essere tanti, il mio è positivo,
Insomma, è quello che era stato al Consiglio d'Europa a parlare della casa comune europea, uno degli inventori dell'idea della casa comune europea, no? Che riprende la vecchia storia dell'Europa dall'Atlantica agli Urali, la nostra storia, dico Berlinguer, anche lì, tante luci, tante cose che si possono discutere. Lei quest'anno ha fatto quasi ridere quando se l'è presa con i finanziamenti pubblici della Cina all'industria dell'auto elettrica, cioè una persona che ha fatto contratti con le multinazionali del farmaco che sono segretati, se non per la parte che siamo riusciti a rendere pubblica, su cui c'è una inchiesta della Corte dei Conti europea per sapere che cosa ha compilato, a cui la signora ha risposto alla richiesta di chiarimenti che sono scomparse le email perché la segretaria non l'ha mantenuta sul computer. Questo è il livello, e sta facendo la stessa cosa con l'industria militare, perché noi ci avviamo, noi loro. Io la chiamo l'Europa reale, la chiamo il più moderno degli anziani regime per come è fatto. Poi potrei intrattenervi, ma non lo faccio perché la conosco da dentro, e faccio questa critica da europeista che si vorrebbe liberare, diciamo, dell'anziano regime rappresentato dall'Unione Europea. Mi ha fatto quasi impressione, e mi fa impressione che c'è l'attacco, diciamo, alle sovvenzioni pubbliche alle auto elettriche nel momento in cui negli Stati Uniti il principale sindacato degli Stati Uniti apre una vertenza dei lavoratori delle aziende delle auto, cioè gli Anacom 4, lo chiedo come interfaccia, perché io vengo in piazza il 7, ho bisogno di capire meglio su che vado in piazza, ci vengo comunque, ho capito che lì chiedono il 36% d'aumento quegli stabilimenti. Poi sono naturalmente per discutere della mobilità, le macchine, poi ci torno su questo, Angelo, perché ho qualche dato che voglio spendermi anch'io. Insomma. Allora, io penso, diciamo, che questo peso storico dell'Europa se lo deve assumere fino in fondo, e dico, per essere anche, che c'ha un protagonismo molto forte nella guerra. Che le classi dirigenti europee, modificando anche quello fatto da quelle precedenti, penso in Germania, c'è una rottura netta tra Merkel, Schroeder, La Fontaine, per due o tre cose diverse, insomma, gli eredi, diciamo, dell'unificazione tedesca, e quello che fanno questi adesso, tant'è vero che si fanno bombardare il Nord Stream come nulla fosse, e quelli di adesso, che puntano su una cosa fondamentale. Per questo anche quando sento Alice Lyon, io penso che non possa cambiare, ma l'ho sentita in televisione, al di là dell'aggressività dei giornali, ma tu non puoi dire che farai come Schulz in Germania, a parte che vuole sapere cosa vuoi fare te, prima che vai al governo, non dopo. In Germania c'è il più massiccio riarmo che esiste in Europa, insieme alla Polonia, che sono quelle cose che ti fanno venire l'ansia. L'obbligo dell'andare al 2% del PIL è adesso. Lo stravolgimento dell'economia globale che si è determinato attraverso questa guerra che io chiamo l'Europa. Quindi penso che bisogna mettere questo peso, tanto sto fatto tutta fuori dentro, poi vado da vita. Sì, però detto questo, io penso che poi c'è un pezzo che invece va visto. C'è un'Europa che per quei 30 anni gloriosi ha costruito un modello sociale che anche ambientalmente aveva dei vantaggi. Non sono riandato a vedermi Italia, eccetera, eccetera, ma per esempio anche l'esistenza di trasporti collettivi, perché non è vero che noi siamo solo macchine, l'Italia in particolare, ma ancora il mezzo di trasporto principale in Europa è il treno, cosa che negli Stati Uniti non c'è. La presenza di città che hanno anche elementi di comunità collettiva, le case popolari, eccetera, eccetera, così via, facevano sì che ai miei tempi, io me ne sono occupato molto perché la Commissione Clima organizzava incontri con scienziati per preparare il pacchetto e così via. Pensare che ai miei tempi, adesso cito un po' a memoria, la produzione di CO2 equivalente CO2 per unità di prodotto interno lordo dell'Europa, questa Europa qui, era la metà di quella degli Stati Uniti, che coincideva con quella cinese, peraltro. Una per arretratezza economica la Cina e l'altra per modello. Perché gli Stati Uniti hanno un modello sociale estremamente impattante. Naturalmente questo riguarda l'interno, ho scordato questo pezzo, ma questa propensione al far casino fuori l'Europa la mantiene, perché tutto il modello agroalimentare di cui ci ha parlato Piero è fatto moltissimo dalle multinazionali europee, quelle alimentari. Ora, il punto è che
Invece che puntare su questo modello sociale europeo anche per incidere sulla grande dinamica che si era aperta con Kyoto, primo trattato vincolante sulla questione, anche primo trattato che prova a imporre dei limiti, anche di decrescita, perché si tratta di scendere al capitalismo. Finito Kyoto, sia cioè dopo Kyoto, contemporaneamente il modello sociale europeo viene abbandonato per il modello di mercato. E quindi l'idea che ha l'Unione Europea è quella di incidere in questa dinamica globale attraverso il mercato e non attraverso il modello sociale. Cioè viene rovesciata praticamente l'impostazione su cui è stata costruita l'Europa del dopoguerra, che era quella del pubblico, della piena occupazione, eccetera, eccetera. Viene rovesciata radicalmente e l'Europa a quel punto sì, riduce il proprio impatto climatico, ma perché sostanzialmente chiudono gli impianti a est, ci sono le delocalizzazioni, eccetera, eccetera, ma nel complesso dello scontro che si apre non è in grado e non vuole, perché non ha nessun interesse, ha interesse a esportare in Cina come la Germania, ha interesse a esportare, a occupare spazi di economia commerciale degli altri paesi, tipo gli EPA fatti con i posti all'Africa, tipo il Mercosur in porto all'America Latina. Non riesce a fare nulla. Guardate, quello che è successo nel dopo Kyoto è veramente è semplicissimo. A un certo punto ti hanno posto una questione. Tu sono 500 anni che emetti cose climalteranti, distruggi foreste, impadronisci le risorse, eccetera, eccetera. O riequilibriamo questo fatto oppure non si può fare un accordo. E tant'è vero che accordi non ce ne sono più. Perché è vero che c'è l'impegno a, ma è affidato a che cosa? Alle scelte volontarie e a quello come dovrebbe funzionare il mercato. Lo so, ci siamo quasi, non mi devi dare 3 minuti ancora. Perché 3 minuti. sì. Su questo poi peraltro impatta la guerra, che è una cosa incredibile perché mischia, come si può dire, la ripresa di una logica antica di scontri tra imperi con il permanere di un impero che è diventato poi, tra l'altro, quello finanziario. La questione dell'energia è emblematica. 500 giorni di guerra, tutte le multinazionali energetiche, a partire da Gazprom a finire a Eni, hanno guadagnato un sacco di soldi. Nessuno ha messo mano alle bollette e il prezzo è stato determinato tutto dai mercati finanziari. E noi ci troviamo adesso con una Fed americana, statunitense e una BCE che pensano di affrontare l'inflazione da guerra e da profitti attraverso l'alzamento del costo del denaro. Una situazione che rischia di diventare esplosiva a partire dal punto cardine dello scontro, che è la Germania, che non regge la situazione di recessione. Allora, che fare? E qui dico una cosa un po', diciamo, complicata. Perché loro stanno provando ad avere uno scontro tra modelli suprematisti. Io a volte mi sono letto i documenti della NATO, i documenti dei cinesi e i documenti dei russi, se levo l'etichetta, sono uguali. Tutti pensano che bisogna avere la supremazia attraverso il controllo degli elementi forti. E contemporaneamente c'è una cosa, questa però Piero bisogna metterla dentro la nostra ragionamento. C'è una ripresa, non del nucleare, c'è una ripresa dell'idea di artificializzazione. Si pensa che si può ricostruire un pianeta B artificiale, che sia una delle varie forme che il capitalismo riesce a realizzare nella sua enorme capacità di astrazione. Tutta la discussione sull'intelligenza artificiale, ma anche quella sull'alimentazione, sulla carne. Che io ho visto interi pezzi ambientalisti, bene, salviamo le bestie, non è vero, cioè noi modifichiamo radicalmente gli equilibri senza sapere dove andiamo a fare, con l'idea che c'è un pianeta B. Però ci vuole la forza per fare questa è l'ultima cosa che dico. Io la dico un po' provocatoriamente. Noi pensiamo che lo scontro sia tra paesi ricchi e poveri? Non lo so, se più è così. Il tema della diseguaglianza ormai attraversa tutto. E le disuguaglianze crescono ormai più per soggetti sociali ed economici che per paesi. Io ho una grande attenzione per i BRICS, ho una grandissima attenzione, ma la competizione sul livello di PIL mi interessa poco, soprattutto se un PIL è fatto tutto in forma estrattiva, d'accordo? E poi ci sono i problemi dei modelli sociali, Arabia Saudita in particolare, India è un altro paese che mi preoccupa da questo punto di vista. Allora, la mia provocazione finale è che noi abbiamo bisogno di un
lo dico tra mille virgolette, di un nuovo movimento operaio. Naturalmente non è fatto delle tute blu della Fiat, se no Angelo mi guarda e mi dice vieni lì a Torino, non c'è più nulla, ma nel senso che abbiamo bisogno di un nuovo movimento di massa che sia in grado di evitare che siano i poveri a pagare i processi di artificializzazione, il nuovo dominio del capitalismo, e che dall'altra parte il contrasto sia con modelli sociali regressivi come quello milaniano, eccetera, eccetera. E abbiamo bisogno appunto di rimettere con i piedi per terra il tema della forza di un cambiamento che mette insieme la questione sociale e la questione ambientale. In un certo momento lo chiamiamo nuovo movimento operaio, ma insomma noi abbiamo bisogno di milioni di persone che si muovono in questa direzione. Naturalmente con l'intelligenza, oggi ho sentito la Costituzione, gli scienziati, eccetera, ma se non si muove la gente in carne ed ossa, è chiaro che noi non ce la facciamo. Grazie.